Ed ora parliamo di infrastrutture. Umbria, Marche e Toscana costituiranno una società pubblica di progetto per la realizzazione della Due Mari, la E78 Fano-Grosseto. Il progetto è stato presentato a Perugia, c'eravamo anche noi, vediamo. Marche, Umbria e Toscana danno vita alla società pubblica di progetto che è il soggetto che coordinerà tutte le operazioni per la realizzazione a Fano-Grosseto. Tre regioni, due mari, una strada. Dall'Adriatico al Tirreno tramite la E78, la Fano-Grosseto. Il progetto della nuova trasversale ha le sembianze di tre valigette di metallo aperte nella sala giunta della regione Umbria a Perugia. Dentro c'è il tracciato definitivo della strada dei due mari. I passi sono scanditi. Prima tappa la richiesta di accesso ai fondi della Banca Europea degli investimenti. Attualmente per andare da Firenze a Fano si impiegano circa 3 ore e forse qualcosa di più. Con questa prospettiva, passando per Arezzo, si impiega circa 2 ore. Il finanziamento dell'opera, stimato in circa 3 miliardi di euro, sarà assicurato con il contratto di disponibilità. Quest'opera viene realizzata completamente da un privato. Poi sarà consegnata allo Stato che la pagherà nei 45 anni successivi attraverso i meccanismi di fiscalità. Quindi lo Stato in questo momento, non avendo i soldi, non deve mettere neanche una lira. Termine dei lavori nel 2022, entro il 2015 invece la consegna del progetto. Ci sarà una gara per l'affidamento al soggetto attuatore, ovvero al privato. In cima c'è ovviamente l'attuale impresa proponente, l'austriaca Strabag, che ha elaborato il progetto. La nuova strada segue in parte il tracciato ideale della Quadrilatero. Ci sarà maggiore certezza anche finanziaria e quindi anche nei tempi di realizzazione. Però sicuramente l'esperienza della Quadrilatero è stata un'esperienza importante perché sta consentendo di realizzare concretamente le trasversali. Nessun nuovo consumo di territorio, dicono i presidenti, non ci saranno caselli nella nuova E78, ma solo svincoli con la tecnologia del free flow a pedaggio differenziato. Il meccanismo di pedaggiamento è differenziato, nel senso che chi abita sul territorio avrà condizioni particolari se non delle esenzioni. Il progetto andrà avanti per lotti. Aspettando il 2022, alcuni tratti saranno aperti dunque prima. I due mari ora sembrano più vicini.